Ora conosciamo un pittore sudamericano dalle origini lucane. Ce ne parla il giornalista Leonardo Pisani, intervistato da Cinzia Grenci. Vediamo. Eccolo qua, questo bel signore anziano che gioca con un cappello e Sante Scaldaferri, uno dei maggiori interpreti dell'arte pittorica brasiliana sudamericana, che aveva però origini lucane, è vero Leonardo Pisani? E ritorniamo a Trecchina, un paese dove ci sono stati tanti come Scaldaferri emigrati in Brasile, ricordiamo Fittipaldi. Eh sì, lui era originario di Trecchina. Il papà Ferdinando, nato a Trecchina nel 1883, va in Brasile dove c'era il fratello maggiore Giovanni Battista, si dà al commercio, diventano anche benestanti, ritorna a Trecchina, si sposa con Teresina Conte. E quando torna in Brasile vanno, scopre di essere incinta. Scopre di essere incinta, tanto è vero che è bellissima una frase che dice sempre Sante Scaldaferri, in un'intervista ad Antonella Rita Roscilli, altro italo-brasiliano: sono nato nel 1928 in una casa del porto da Barra, mia madre era arrivata dall'Italia già incinta. Perciò io sono stato fabbricato in Italia e sbarcato a Salvador, nello stato brasiliano di Bahia. Quando avevo un anno e mezzo mio padre si ammalò, così ritornammo a Trecchina, in provincia di Potenza, in Basilicata, dove morì. Ho pochi ricordi di quell'epoca, le vacanze a Maratea e il nostro soggiorno a Napoli, dove mio zio aveva una bella casa al Bomero. Malgrado ciò, la forza atavica è potente e io sento di avere due identità che non si scontrano mai, anzi vivono in armonia. Mi piace ugualmente il samba e l'opera, e la mia identità italiana mi ha portato varie volte alla conoscenza della mia origine. In Italia mi sento a casa. Ecco, lui si portava dentro, insomma, questa italianità che si vede anche nell'arte, perché poi è un personaggio straordinario. Lui è pittore, ma soprattutto anche un incisore e uno scultore, sì, uno sceneggiatore. In molti film, certo. Amico di Umberto Eco, usava anche una tecnica particolare che, di magna grecia, possiamo dire, l'encausto, inventata, si dice, da Aristide di Tebe, praticamente pigmenti lavorati con la cera viva, però spalmati con il fuoco, con degli strumenti di ferro. E molta Basilicata si ritrova nei suoi vari percorsi, perché lui diceva sempre: prima dipingevo persone con facce da ex voto, ora dipingo ex voto con facce da uomini. Ecco, e lui è stato anche a capo di molte istituzioni culturali brasiliane, di centri, una vera autorità, artistici, e è morto nel 2016, quindi recentemente, e a Trecchina gli hanno intitolato anche una scuola, una vero? Scuola sul sito www.trecchina.it, c'è anche una bella biografia e tante notizie, perché è un personaggio straordinario e conosciutissimo. L'arte brasiliana, sudamericana, in parte anche europea, gli deve molto. A Bahia, musei, fondazioni, scuole per insegnare a incidere con applicazione a commercio, all'industria, c'è sempre la mano di Sante Scaldaferri. Bene, grazie a Leonardo Pisani per quest'altra bella storia e buona giornata.